Serafino Gatti e Christophe. Questo è il tema della gara dopo i primi 400 metri di corsa con cruciverba pacemaker della competizione nei confronti di Serafino Gatti e Christophe. Andatura molto blanda in questa prima parte di gara davanti alle tribune quando si va ad attaccare il giro finale. Cruciverba in vantaggio, scandisce il ritmo e mantiene la leadership della gara nei confronti di Serafino Gatti e Christophe. I tre sono nell'ordine anche a metà della seconda curva, Cruciverba in vantaggio nei confronti di Serafino Gatti e Christophe. Cliché della gara che di fatto non subisce variazioni di rilievo, Cruciverba continua a mantenere il comando delle operazioni, allora Christophe prova ad intervenire in campo centrale, all'interno si mantiene Serafino Gatti. I tre sono nell'ordine quando Cruciverba comincia ad andare in graduale accelerazione, superata metà della dirittura opposta nei confronti di Serafino Gatti e Christophe. Cruciverba è in vantaggio quando si va ad affrontare la piegata conclusiva. Christophe si fa più deciso al largo nell'inseguimento alla battistrada che sta allungando ulteriormente, quindi Serafino Gatti. Cruciverba è in chiaro vantaggio all'ingresso in addirittura di arrivo. Mantiene la posizione in corda nei confronti di Christophe e Serafino Gatti. Cruciverba all'evidenza in maniera abbastanza limpida. A 200 metri dal traguardo allunga ancora la battistrada e se ne sta andando per un vero e proprio canter di salute. Da un capo all'altro, sempre leader, vince netta Cruciverba nei confronti di Serafino Gatti che alla fine ha ragione di Christophe. Quattro-tre l'arrivo di questa prima corsa a Livorno con la bella vittoria di Cruciverba che ha confermato le buone sensazioni avute dall'ultima gara. Davide Migliori ha gestito benissimo la situazione e dopo uno stop and go iniziale nel finale, salutando con la frusta al cielo sul traguardo agli appassionati, vince netto questa prova. Vince Cruciverba numero 4 al secondo, il 3 di Serafino Gatti, a tra poco per l'intervista proprio al cavaliere vincitore, ovvero Davide Migliori, in compagnia di Fabrizio Tenerini. Per il momento la linea che torna allo studio.